Ciao ragazzi, benvenuti al vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un problema idraulico casalingo: la sistemazione dello sciacquone. Dunque, mia mamma mi ha chiamato in quanto un vecchio sciacquone che perdeva è stato chiuso qualche mese fa, di da farsi rimetterlo in funzione. Quindi Handyman si è recato in trasferta a casa della mamma. Diamo subito un'occhiata alla lista del materiale che Handyman ha portato con sé. Prendete carta e penna e segnate: un paio di guanti, pinze, piccoli cacciaviti, una pinza ad artiglio flessibile, un telefono. Questo è utilissimo per vedere all'interno della cassetta se la cassetta è incassata nel muro. Anticaicare, uno spruzzatore, acido muriatico. Per quanto riguarda tempi e costi, abbiamo pinze, cacciaviti, spruzzatori e guanti, li potete trovare tranquillamente a pochi euro. L'acido muriatico, che è il più economico di tutti, ha un prezzo circa di un euro. Ovviamente state molto attenti quando maneggiate l'acido muriatico, utilizzate sempre guanti e possibilmente, se ne avete, anche un paio di occhiali. La pinza ad artiglio flessibile, la quale è fondamentale, ha un costo di circa 8-10 euro. Vi consiglio di tenerne sempre una in casa, in quanto è utilissima ed ha un'infinità di applicazioni. Dunque il tutto si può eseguire in circa un'ora di lavoro. Si tratta di un'operazione di livello medio, quindi occorre un minimo di manualità. Ma anche qua non preoccupatevi, seguite il video punto per punto ed utilizzatelo come guida. Quindi, bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Eccoci qua alle prese con il nostro sciacquone da ripristinare. Allora, come vedete, qua era già stato smontato e lasciato qua. La cassetta risulta alquanto sporca ed ho notato che c'è un oggetto al suo interno che probabilmente è caduto durante lo smontaggio. Quindi quello che dobbiamo fare è: recuperiamo il nostro oggetto, diamo una bella pulita con acido muriatico, togliamo tutto il calcare possibile e proviamo a rimettere insieme tutti questi pezzi. Allora, un pezzo è rimasto all'interno, quindi mi sono munito di questo attrezzo prendi tutto e andiamo a recuperare il nostro oggetto. Quindi, utilizzando un vecchio telefono, riesco a guardare all'interno in questo modo. E con la nostra pinza ad artiglio andremo ad afferrare il nostro oggetto. Allora, assicuriamoci che non è rimasto niente all'interno e procediamo con lo smontaggio. No, direi che è tutto a posto, quindi rimuoviamo il nostro cilindro di comando e diamo una bella pulita. Non lasciatevi prendere dallo sconforto, possiamo pulirlo. Bene, ora andiamo a spruzzare l'acido muriatico. Mi raccomando, guanti e, se ce l'avete, anche una mascherina. Ho messo l'acido muriatico all'interno di questo spruzzatore in modo da essere più comodo. Cominciamo a spruzzare. Allora, io ovviamente non l'ho menzionato prima, ma la prima cosa da fare è chiudere la valvola dell'acqua. Questa era già stata chiusa. Mi raccomando, chiudetela, sennò quando andrete a smontare il vostro galleggiante uscirà l'acqua. Dunque, allora, abbiamo un nuovo problema. Praticamente il nostro rubinetto non funziona, non esce acqua. Quindi l'unica cosa da fare è cercare di smontare questo rubinetto e capire perché non funziona. Allora, prima cosa, dobbiamo cercare di sfilare questo tubo. Allora, come vedete, vengono giù delle gocce, quindi questo vuol dire che qualcosa è completamente ostruito, probabilmente di calcare. Quindi chiudiamo l'acqua e andiamo a smontare il rubinetto. Facciamo una prova ad aprire l'acqua, a vedere se ora l'acqua esce. Come avete visto, ora l'acqua esce, quindi vuol dire che il nostro rubinetto è intasato. Andiamo a pulirlo.
Ora andiamo a rimontare il nostro rubinetto e la sua valvola, la quale va inserita qua dentro. Perfetto, il nostro rubinetto è stato rimontato. Ora andiamo a rinfilare il nostro tubo. E ora andiamo a rimettere sul nostro galleggiante, il quale funziona in questo modo. E dobbiamo fulcrare il galleggiante al nostro rubinetto e questa camma qua va alloggiata all'interno di questo scasso presente nella valvola, e quando il nostro galleggiante si alza fa sì che questa valvola chiuda appunto il flusso dell'acqua. Perfetto, non ci resta altro che provare. Allora, come vedete, il livello dell'acqua è sensibilmente troppo alto, quindi andremo ad agire su questo registro qua per aggiustarlo. Allora, ho spostato il registro nella parte più bassa, in modo da far chiudere il prima possibile la nostra valvola. Andiamo a rimontare e guardiamo cosa succede. Perfetto, la nuova regolazione funziona. Vedete ora che il livello dell'acqua è sensibilmente più basso e quindi non scende giù dal tubo. Rimontiamo tutto il resto e facciamo l'ultima prova. Agganciamo il nostro gancio qua ed andiamo ad avvitare. Siamo pronti per il test finale. Ottimo, non c'è la minima perdita, quindi anche stavolta siamo riusciti a sistemare il problema. Ci vediamo alla prossima riparazione.